Questa è una colazione salata che vi farà sentire sazi almeno fino all'ora di pranzo. Sono Pam e questo è il mio canale, Sana, Veloce, Vegetariana. Non vi ingannino il modesto aspetto e le minuscole dimensioni di questo utensile. Si tratta di un affilatissimo spilucchino, indispensabile in cucina, grazie al quale incido con precisione chirurgica la polpa di un avocado in modo da ricavarne dei cubetti che, con un cucchiaio, metterò in una ciotola. Aggiungo un pelino di sale, sarà neanche un grammo, e un cucchiaio di olio. Giro e vado a cuocere le uova in una padella che lubrifico con olio di cocco. Cottura differenziata per tuorlo e albume di due uova. Prima gli albumi, che strapazzo. Poi, quando sono quasi cotti, depongo i tuorli. Aggiungo una presina di sale e continuo la cottura strapazzando. Una spolverata di noce moscata non può che giovare e nel breve volgere di un minuto e mezzo la prima fase è terminata. Su ogni fetta di pane di segale adagio l'avocado. Poi completo la preparazione con l'uovo strapazzato. Finito!